Domenica 30 novembre prenderà il via la prima edizione del Vallo di Diano Flute Festival, evento patrocinato dall'EPT di Salerno, ideato dall'Associazione Flautisti Italiani, in collaborazione con il Comune di Teggiano e il Centro Studi Musicale del Vallo di Diano. Teatro dell'intera kermesse sarà il Convento della Santissima Pietà, complesso sorto in epoca trecentesca fra i monumenti più belli di Teggiano e cornice ideale per ospitare un evento di tale spessore artistico. La manifestazione è stata presentata ieri all'EPT di Salerno. A inaugurare i concerti di questa prima edizione sarà Davide Formisano, una delle figure di maggiore spicco nel panorama flautistico mondiale, docente e solista di assoluta eccellenza, accompagnata al pianoforte da Amedeo Salvato, un artista di polla. Lunedì 8 dicembre sarà invece la volta del Solitalian Quartet, formazione costituita da giovani talenti italiani Ilenia Cimino, Gennaro Cardaropoli, Martina Iacò e Raffaella Cardaropoli. Dotati di solida padronanza tecnica e straordinaria sensibilità interpretativa, si sono già imposti sulle scene nazionali e internazionali. Altro imperdibile appuntamento, domenica 14 dicembre. In scena due musicisti d'eccezione, Maxence Loriot, considerato uno dei flautisti viventi più rappresentativi del XX secolo, e Salvatore Lombardi, solista di chiara fama, presidente dell'Associazione Flautisti Italiani, nonché direttore artistico del festival, accompagnata al pianoforte da Amedeo Salvato. A sigillo della kermesse, sabato 20 dicembre, si terrà l'ultimo straordinario appuntamento, che vedrà impegnato un autentico fuoriclasse, Jean-Claude Gérard, icona assoluta del flautismo internazionale. Quattro concerti di assoluto prestigio, dunque, a conferma della serietà con cui da sempre l'Associazione Flautisti Italiani conduce le proprie attività. Obiettivo del maestro Lombardi e del coordinatore artistico Antonio Cimino è proprio quello di far sì che il Vallo di Diano Flute Festival diventi un appuntamento fisso nel tempo e motivo di orgoglio per la città di Teggiano. I concerti avranno inizio tutti alle ore 19:30 e saranno a ingresso gratuito.